10 febbraio 1929. Chicago. Durante il conflitto fra bande per il controllo della città e del mercato degli alcolici, Al Capone manda i suoi uomini a uccidere quelli di un boss rivale, l'irlandese Bugs Moran. Gli uomini del napoletano, vestiti da poliziotti, sterminano Moran e i suoi scagnozzi, dopo averli fatti mettere al muro per quello che sembrava un controllo delle forze dell'ordine. Questa operazione, che segna l'inizio della supremazia della mafia italo-americana a Chicago, ispirerà a Billy Wilder per l'incipit di A qualcuno piace caldo. Nonostante il proibizionismo, la popolazione degli Stati Uniti